Seconda giornata di campionato, prima stagione dal Palasport Extra per i nostri rosini in pianta under 20 regionali che ospitano la compagine del Firenze 2. I ragazzi di Coach Bindi partono bene giocando un discreto primo periodo, chiudendo in vantaggio sul 19-13 con il controllo del gioco nelle proprie mani. La squadra fiorentina non ci sta e per rientrare nel match alza di molti toni dell'intensità difensiva e la partita diventa davvero spigolosa. I contatti si sprecano e la scuola basket Arezzo fa molta fatica a rimanere concentrati sul basket, perdendosi in recriminazioni contro gli avversari per interventi eccessivi duri o con l'arbitro per falli a loro avviso non fischiati. E Firenze 2 approfitta del passaggio a vuoto Amaranto e ribalta l'incontro andando al riposo lungo in vantaggio per 30-28. Negli spogliatoi Coach Bindi chiarisce ai suoi il contesto in cui bisogna calarsi se si vogliono continuare ad alimentare le possibilità di cogliere un altro successo, non più retto ma spada, non tecnica pura ma lavoro sporco e contatti continui. E la ripresa del gioco mostra che i rosini in pianti hanno ben compreso le parole del loro allenatore. Pian piano la partita torna dalla nostra parte. Al 30° il punteggio dice così 43-40 per la scuola basket Arezzo. Gli ospiti però non mollano fino alla fine, ma gli Amaranto gestiscono con attenzione e equilibrio l'incontro, soprattutto i minuti finali, portando a casa un altro meritato successo per 55-50. E altri due punti importanti per la classifica. Bravi tutti a mantenere i nervi saldi e non esagerare con le proteste, rispondere con i fatti alla difficoltà che la partita ha richiesto di affrontare per arrivare alla vittoria. Tutta esperienza in più da accantonare per i ragazzi, oltre alla loro crescita cestistica. Prossimo impegno, giovedì 8 novembre in trasferta a Scandicci.